Le anticipazioni di Un posto al sole ritornano più entusiasmanti che mai a svelarci la trama dei nuovi episodi della soap in onda su Rai 3 Decalitri 4 all'8 giugno 2018. L'atmosfera ai cantieri si fa sempre più pesante a causa dell'intromissione di Alberto Palladini. Mentre Marina e Roberto Ferri cercano di riportare i lavoratori alla calma e di salvare l'azienda dal fallimento, Veronica Viscardi si mostra invece insolitamente calma. Che abbia in mente qualche piano segreto. Intanto Elena pare convinta denunciare l'avvocato Enriquez, ma la cosa non si rivelerà facile. Otello ascolta una strana telefonata tra Nicotera e una donna misteriosa. Il simpatico vigile inizia a sospettare che Eugenio abbia un amante e decide di parlarne con Raffaele. Ma sarà davvero così? La scarsa abilità in cucina di Arianna spinge Andrea a chiedere nuovamente a Patrizio di fargli da assistente. Dopo aver cercato invano di ricucire con Elena lo strappo causato dalle vicende di Enriquez, Marina ha una importante intuizione su Valerio Viscardi, il fratello di Veronica. Un posto al sole, puntate dal 4 all'8 giugno 2018. Stanco di mediare nella continua guerra tra Veronica e Marina, Ferri tenta di riportare la situazione nella prospettiva giusta. Le anticipazioni di Un posto al sole ci dicono, video, che seppur inizialmente scettico, Raffaele finisce col farsi influenzare da Otello sulla faccenda dell'amante di Eugenio. Nel frattempo Anita si sforza di riprendere le redini della propria vita, ma la situazione le sfugge nuovamente di mano, spingendola ad una scelta non proprio giusta. Dopo che Anita gli ha chiesto di mentire al processo per coprire suo padre Luca, Vittorio si trova ora a combattere tra l'amore che prova per la ragazza e il fare la cosa giusta. Intanto Guido inizia a sentire la mancanza di Mariella, e chiede per questo a Silvia di intercedere per lui con la giovane. Aumentano i dubbi di Ornella e Raffaele sulla fedeltà di Eugenio. Trovato un accordo con Veronica per sconfiggere Alberto, Marina Giordano e Roberto riescono a far rientrare la protesta dei lavoratori dei cantieri. La cosa potrebbe però avere un costo molto alto da pagare. Viola è sul punto di trasferirsi a Torino, video, per iniziare il suo nuovo lavoro, e amici e parenti la salutano commossi. Franco Boschi capisce che Luca gli ha chiesto dei soldi per scappare. Ed ora è combattuto se offrirgli il suo aiuto oppure no. Cosa deciderà?